Olandese. Avanti, coraggio. Muovetevi. Anche tu, MacBain. Vieni a scrostarti. Te ne vai domani. Non possiamo mandarti via se puzzi. Ehi, Dick! Vieni qua! Tu esci domani, io fra 10 mesi. Fuori mi serve un socio. Perché non lo ammazzano? Qui non ti fanno piacere, lo sai, no? Già. L'abbiamo strigliato abbastanza. Ma respira ancora. Portatelo giù al fiume. Ci stai a essere mio socio? No, non mi convincerebbe neanche Dio. Forza in acqua e lavatevi bene, davanti e di dietro. Mi raccomando, anche dietro le orecchie. Presto in acqua! Mettetevi a mollo, canaglie! E già che ci siete, lavatevi la casacca. Abbi pietà, signore! Ehi, aiuto! Presto, tirate! Tieni forte, MacBain! Non mollare, olandese! Guarda, fanno il tiro alla fune. Imbecille a volersi affogare. Ti meravigli? No, fa la commedia. No! Dagli, picchia forte!
saltato in gamba. Poteva farmi secco. Commissione centrale dell'Arizona per la libertà condizionata. Quale esempio per tutti i detenuti della prigione di Yuma, noi qui poniamo Peter Van Hook, alias l'olandese, in libertà. E lo segnaliamo per il suo gesto che ha salvato la vita a un carceriere che stava per essere ucciso da un detenuto. La commissione, visto che quest'ultimo, John McBain, non ha nociuto al carceriere in questione, sia pure perché impedito dal detto Peter Van Hook, e avendo già scontato la sua condanna a 10 anni, inclusi 4 di segregazione per omicidio volontario, è rimesso in libertà in data odierna, firmato dai membri della commissione. Vi ringrazio, signori. Via le catene. Olandese, ti aspetto in ufficio, devo parlarti. Sei stato molto furbo. Ci hai guadagnato 10 mesi a picchiarmi. Mi hai fatto 2 piaceri, grazie. Grazie, un corno. Un corno? Non mi andava di affogare. Me ne frego se tu affoghi, ma non quando mi trovo incatenato a te. Bene, qui c'è tutta la tua roba. E chi è rimesso in libertà ha diritto a un passaggio in diligenza di 300 miglia a sua scelta, più $5 d'oro. Saranno una miseria per te, $5, eh? Li terrò come ricordo. Non sono mai riuscito a capirti. Questo è un posto per teppisti, assassini, ladri, banditi. Non per chi ha la tua istruzione e capacità. Ingegnere minerario, esperto analista, geologo. Tutto fumo, direttore. E rapinatore di un carico d'oro a Prescott. Questo l'ho negato. Lo sceriffo trovò un lingotto nella tua camera d'albergo. Ce l'avevano messo. Ah, sicuro. Come tutti in questa prigione, sei innocente. Già. Ti consiglio di non andare a Prescott. Il tuo amico sceriffo è ancora là. Grazie per il biglietto. Grazie per i dollari. E grazie per il consiglio. Ricorda quel che ti ho detto. Direttore, si diverta, grazie. Bevine anche alla mia salute. Alla salute di tutti. Alla capiano, hombre. Addio. Ciao, McBain. Addio, smucciaccio. Guarda se la smucciaccias. Addio. Perché vai via? Si sta bene qui. Fatti vivo. E scrivici qualche volta. Lo farei se sapessi tenere la penna in mano. Addio, ragazzi. Addio. Ti aspetto qui, Mac. Però la prossima ci resti. Ti mando al fresco in collina. Dentro una fossa. E un bel mucchio di pietre sul tuo brutto grugno. Non siamo vicini a Prescott? Sì. Quella è la miniera Lisbon. Questa terra apparteneva tutta a un certo McBain. Me la soffiò Bascom con un imbroglio. Ma e quel McBain cosa fece? Non reagì? Beh, sì, reagì. Lo uccise. A sinistra c'è il quartiere messicano. Lavorano nella miniera. Si contentano di poco. Non vi impressionate. Sono i messicani che provano i fuochi per la fiesta di domani. È una loro tradizione. Fanno pazzie. Vi dovreste fermare a vederla. Oh, sì, mamma. E delle volte si riscaldano al punto che... ci scappa il morto. Santo cielo, non ci muoviamo dalla diligenza finché non arriviamo a casa.
Addio, signore. Buon viaggio. Peter Vanuk. L'appartamento extra. Peter Vanuk? Siete nuovo di qui, eh? Quell'appartamento è occupato. E l'albergo è tutto al completo. Come pure ogni altro albergo. Puoi provare alla stalla, al di là del ponte. Amo i cavalli, sceriffo. Ma non come compagni. Non resterai a Prescott. Me lo chiedete, non me lo ordinate. È solo un avvertimento. Se non vuoi tornare in galera difilato. Con quale accusa? Una qualunque. Sono qui da 5 minuti. Troppo presto per sbattermi via, sceriffo. Tu provaci. Perché? Per ritrovarmi dei lingotti in camera mia? Sistema ottimo. E se non vuoi finire lungo Stecchito, prenderai la prossima diligenza, la quale va via domani a tramonto. Farai un viaggio comodo. Traversa il deserto di notte, quando è più fresco. Siete fortunato, lo sapete. Questo coincide perfettamente con i miei piani. Sarò sulla diligenza di domani. Potete prendere nota? Oh, non ce n'è bisogno. Verrò di persona a salutarti. Grazie, sono commosso. Allora, per la stanza? Camera 103. Non è l'appartamento extra, ma è subito accanto. Vi porto sulla valigia? No, no, grazie. So già la strada. C'è qualcuno là fuori? Sì, ci sono io. Scusate, mi fareste un favore? Dite. Grazie. C'è una capelliera lì. Vi dispiace passarmela attraverso la lunetta? Cos'è? Siete troppo timida per uscire? Non sono timida, sono chiusa a chiave. La chiedo al portiere. No, no, questo no. Però vorrei avere il cappello. Beh, io... Ecco. Avete un aggancio a bottoni? Sì. Passatemelo sotto la porta. Avete una bella voce. Anche voi. Avete perso la chiave, eh? Oh, no. Il mio amico non vuole che io conosca degli altri uomini. Così mi chiude a chiave quando deve uscire. È chiaro adesso? Ah, è chiaro, sì, ma voi perché acconsentite? Beh, se un gentiluomo vi fa l'onore di diventare il vostro amico, è giusto che facciate ciò che lui vi chiede, se una è una signora. Ah, sarà così. Mi date la mia capelliera? Oh, certo. Grazie. Addio. Non potete lasciarmi. Voglio dire, dovete richiudere la porta. Per un anno vi ho abitato io qui. Ma ora è assai più bello. Non c'è male. Però sono troppo sola. Credetemi, annoio da morire. E vorrei tanto qualcuno con cui parlare. Parlare. Grazie di nuovo. Ci rivedremo. Ora che so la strada. Thank you.
Profondo. Circa un palmo. Che volete bere? Dov'è Sam? Ha detto che non vuole vedere nessuno.
A me sì. Digli che c'è l'olandese. Devo parlarti, Sampel. Sei già fuori, eh? 10 mesi prima. Lo sceriffo sa che sei qui? Mi ha dato lui il benvenuto. E ti ha fatto restare? Fino a domani sera. Quanto mi basta? Ti basta per cosa? Dammi un whisky e te lo dico. Ciao, Comanche. Beh, com'è andata a Yuma? Non c'è male. Hai conosciuto lì un certo Mac Bain? Sì, siamo usciti insieme. Perché? Uccise Bascom, il cognato di Lansbury. Vorrei avvertirlo che adesso è in libertà. Che razza d'uomo è questo Lansbury? Vorrei conoscerlo. Oh, credo che sia un gentiluomo. Ne ha perfino l'aspetto. Penso che abbia sposato la sorella di Bascom per denaro. E certamente non per la sua faccia. Ma si può chiudere un occhio per 20 milioni di dollari, eh? Io vorrei tirargliene fuori solo 100.000. Sei modesto? Ma sono venuto per questo. Sta a sentire, olandese. Lansbury non è il tipo che fa affari del genere tuo. No? Assolutamente. E quella faruccia che avete combinato al confine, lo scorso ottobre. Quale confine? A 7 miglia da Nogales. Credo che si trattasse di 10.000 bovini. Scappati oltre confine. E come lo sai? Non ha importanza, è la verità. Lansbury non accetterà mai di... Accetterà e di corsa. Non esiste ricco che non voglia diventare più ricco. Digli che guadagnerà 100.000 dollari in 24 ore e mi riceverà. Ci vorrà qualche tempo per fissare un appuntamento. Io non ho tempo, se no non mi sarei rivolto a te o a lui. Capito? Avanti. McBain è qui, vuole vedervi. Perché non gli hai detto che non c'era? Ma me l'ha detto, ma ho smesso di credergli 10 anni fa. Manda giù la fattoria di Lansbury. Hai visto lo sceriffo? Ho urgenza di parlare. Sono arrivato adesso. Non sopporta i laureati di Hume. Ho pagato per ciò che ho fatto. Beh, cosa vuoi, McBain? Ripasserò. Non mi troveresti, che cosa vuoi? Un lavoro. Chi vuoi che ti faccia lavorare? Sei un assassino. Non voglio prediche, voglio un lavoro. Ma se io ben rammento, mi vendesti i tuoi cavalli anni fa, a buon prezzo. Vi fui costretto, come pagavo l'avvocato? Beh, me lo dai un lavoro? La prigione ti ha migliorato, vedo. Prima le cose le pretendevi, ora invece, se non sbaglio, tu mi supplichi. Già. Posso arrivare al punto di dire che mendichi? Vuoi provocarmi? Attendo a quel che dico. Ma stavo solo scherzando. Ehi. Ci andiamo insieme per festeggiare la libertà? Un'altra volta. Senti, ho un affaretto. Per 3 uomini. Tu sei il secondo. Per poi rifinire a Yuma? No, no. Voglio essere quello che ero un tempo, uno qualunque. 10.000 dollari per 2 ore di lavoro. Niente rischi, come se rubassi a te stesso. Pensaci, puoi cambiare idea. Non intendo cambiare idea. Ehi, conosco quello, divertiamoci. No, c'è la messicana che arriva di corsa. Pigliamo lei di petto e vediamo se porta le sottovesti. Tienla ferma, Steve! Prendila per le braccia! Vieni contro le sottovesti! Su, alziamola! Aiuto! Su, molto buona, bella, ben fondo di piedi! Lasciami! Quante sottovesti porti, Cichino? Aiuto!
Spiccami! Ferma, non è una signora, è Anita! Ci sei abituata, no? Avete riso abbastanza. Vattene via, tu. Puoi spassartela con lei domani. Non aspetto fino a domani. Dovrai aspettare, invece. Spari a me, ti sei impazzito? Proteggi gli amici dei messicani adesso. È disarmato. Avanti, sgombrate. Vi ringrazio. Spero di poter contraccambiare. Non ci contare, McBain. Come sapete il mio nome? Siete nuovo di qui. Ci han detto da Yuma di aspettarci te e l'olandese. Lui domani sera se ne va. E tu anche. I miei hanno fondato questo paese. Ho il diritto di restarci. Tu diritti non ne hai più. Sei un ex galeotto. Vattene da qui. Voi non vivrete a lungo. Signor, la signorita vuole che vai da lei. Va bene. Siete veloci? Nessuno mi batte. Sample, quel meticcio e gli altri due lavorano sempre per voi. Beh, e con questo? Ditegli di stare calmi. Lo sceriffo li ha già avvisati. Ci penso io, Leslie. Grazie. È un uomo che sa il fatto suo. Sì, sono in buoni rapporti con lui. In buoni rapporti con la legge è assurdo. Che ne è di Lansbury? Viene lui da noi o andiamo noi da lui? Viene lui da noi. Mi troverò al tuo albergo fra un'ora. Bene. Anita! Anita! Aquí está el señor que te ayudó. Le dijo al policía que se saliera del pueblo con su amigo. ¿Nadie los vio? Nadie. Bueno, amigo, ahí nos vemos. Prego. Debe haber un bambino. ¿Sapevi que ero messicana venendomi in aiuto? Certamente. Perché tanta premura? Pepe disse che lo sceriffo te ha dicho di lasciare la città. Por causa mia. Non sei obbligato a andartene. Mis amigos sanno lo che hai fatto. Ora son tus amigos. Deve essere al momento. Correvo per venire a aiutarla. Tienile una mano. Stalle accanto. Ma è meglio che aspetti fuori, no? Por favor, tienile la mano. Oh.
Tu aiuti sempre quando un bimbo nasce. Molto spesso. Perché non chiamano un dottore? No tenemos dinero per dottori. Anche io aspettavo un bimbo. E non tenevo dinero. E non c'era ninguno. Ero sola. E quando gridavo, come lei poco fa, non c'era ninguno. Lei parla solo messicano. Come io a quel tempo. Il mio nino è nato morto. Eccomi. Olandese. Qui dentro. Qui dentro. Un uomo della posizione di Lansbury ha molti recapiti. Ha diversi interessi. Direi di sì. Signori, avanti. Sono molto lieto, signor Vanuk. Accomodatevi. Grazie. La miniera di mia moglie ha tratto enormi vantaggi dai vostri sopralluoghi. È stato un vero peccato che non ci siamo conosciuti prima che voi... E che partissi? Ecco, saremmo certo diventati amici. Posso aprirvi un cognac? L'uomo che mia moglie nominò supervisore della miniera Lisbon aveva carta bianca. Che tipo d'uomo era? Un vero farabutto. Per lui fui scaraventata a Yuma. Era anche peggio di Basco. Senza volervi offendere. Oh, no, no. Non ho mai conosciuto mio cognato, ma so che era un uomo avido. E quel supervisore a voi cosa fece? Mi aveva promesso una percentuale su ogni vena aurifera che scoprivo. Allora? Beh, ne scoprì tre, gli feci la mappa e non mi disse neanche grazie. Non parlo della percentuale. Non avevate un contratto? No, niente contratto, una stretta di mano. Che non ha alcun valore legale. Non pensate che io o mia moglie si sia responsabili di promesse fattevi a nostra insaputa? Oh no, questo no. Bene. Il signor Sample mi ha detto che potrei guadagnare con la vostra assistenza la somma di $100,000 entro 24 ore. A che condizioni? Oh, nessuna condizione. Li avrete in oro, $10 l'uncia sotto le quotazioni. Ma io non riesco a capire. L'oro ha... che ha un mercato libero. Già, ma quest'oro è attaccato al quarzo. Pochissimo quarzo, moltissimo oro. Entro 24 ore. Non penserete di assalire una miniera? Esatto. Cosa? Beh, non sarà la miniera Lisbon, vero? Non ruberete a mia moglie, eh? Penso che sarei molto sciocco a venire da voi se volessi rubare a vostra moglie. Allora è la miniera Ovest. Beh, voi avete lavorato lì. Beh, ho lavorato un po' in tutte in questa zona, progettando oltre 100 gallerie. Deve essere un giacimento molto ricco per cedermi $100,000. Voi siete un bravo mineralogista. Perché non le starete da solo quell'oro? Perché non ne ho il tempo. Ho promesso di trovarmi sulla diligenza di domani sera. E non potreste portarvi dietro mezza tonnellata di roba? Già. Mentre voi lo verserete nei vostri frantoi. E chi verrà mai a saperlo? E siete certo che ricaveremo oro per $100,000? 200,000. Metà per voi e metà per me. Mi servono $11,000 adesso per le prime spese. Il saldo a 100,000 domani in biglietti di banca, non più tardi delle 5. E se il ricavato superasse i 200,000? Meglio per voi allora. Non farò rivalse. Avrete i soldi domani? Sì. Anticipa gli 11,000 dal conto speciale. Sì, signore. E mi porterete quell'oro alla mia fattoria. Alle 5 in punto.
È il primo affare che chiudo con una stretta di mano da quando mi truffò il capoccio della Lisbon. Beh, è ovvio che i contratti non possiamo firmarne noi, dobbiamo fidarci a vicenda, vi pare? Già. Chi prenderai per questo lavoro? Spero che venga Vincente, perché? Io non mi fido dei messicani. Io sì, invece. Più di loro che di altri. Ti piacerebbe fare un viaggio con me? Dove? A New York, poi dove vogliamo, Londra, Parigi. Parigi? Ma ci vogliono mesi. Beh? Ma hai detto che dovevi stare qui per il divorzio o tua moglie ti avrebbe portato via tutto. Già. Ma è tutto sistemato. Come? Mia moglie avrà il divorzio prima che partiamo. Oh, mi fa tanto piacere. Tu mi ami? Beh, cerco di renderti felice. Quanto mi ameresti se non fossi ricco? Assai meno. Non ci credo. Quanto mi ameresti se non fossi bella? È un'altra faccenda. Niente affatto. Un uomo ricco equivale ad una ragazza bella. Ecco, caro. Questa è Esmi casa, ma anche tu a seguire. Adelante, entra. A pensarci sembra quasi un miracolo. Che potesse esserci una vita rinchiusa in quella ragazzina. Tutta una vita. Come mai tu eri sola durante il tuo parto? Non c'era nemmeno tuo marito. Non c'era nessuno. Dov'è lui ora? Non ero sposata. Forse il mio bimbo è nato morto perché avevo peccato. Così credo. Ma nessuno riuscirebbe mai a convincermi che tu sei cattiva. Non lo sei affatto. Buonasera, signorita. Vattene. So che il mio amico dovrà andarsene e forse $1,000 gli farebbero comodo. Siete molto gentile. Oh, questo è solo un anticipo. Dopo ne avrebbe altri 9,000. Prego, siéntese. Ah, grazie. In fondo è un bravo uomo ed anche un ottimo allevatore. Con $10,000 potrebbe comprarsi una fattoria, bestiame, foraggio, pascoli. Non è da tutti avere un amico così. Già. Beh, vorrete restare soli, vero? Grazie infinite. Perché vuoi darmi $10,000 quando con 500 assolti mezza città? M'hai salvato la vita. E vuoi sdebitarti? Non valeva tanto. Diciamo allora che lo faccio per una certa giustizia poetica. Che cosa? Lo saprai domani alle 4 se starai con me. Perché? Cosa dovremmo fare? La miniera a Lisbon. Noi la ripuliamo. La miniera Lisbon? Ma si trova nelle mie proprietà. Era nelle tue proprietà. E per me lo sarà sempre. Guarda un po' che roba. Hai di faccia tosta. Dovrei rubare a me stesso per te. Perciò ho detto giustizia poetica. La tua miniera mi farà ricco. E il meno che posso fare è di includerti. Ma perché io? Te l'ho detto, ti sono debitore. Allora ci stai. Faremo da soli? No, ci serve un picconiere. Vincente, il migliore della zona. Ma accetterà? Ah, io credo di sì. Parliamogli. Su, vieni. Noi andiamo a fare due passi. Posso ritornare? Ti aspetterò. Muchas gracias, signor. Non c'è di che. Cammino. Peccato che perderemo la fiesta domani.
Ne hai mai viste? Non mi interessa. Ah, i messicani fanno le cose in grande. A proposito, ce l'hai una pistola? Io no. È meglio comprarne una. Ehi, Vincente! Apri la porta! Pianes! Chi è là? Sono l'olandese, Vincente. Amico? Il signor Vanuc! Quanto tempo! Perdona se ti ho fatto aspettare, amico. Ho una nuova moglie, capisci? Certo che capisco. È un nuovo niño. Su, avanti, avanti, sono muy feliz. Cosa fai domani alle 4 dopo pranzo? Lavoro alla Lisbon. Ogni giorno alle 4, barabun, dinamite. Un momento, querida. Faresti saltare un giacimento per me per 500 dollari? Eh? È un anno di paga. Ti faccio saltare tutta la montagna, pertanto. Dov'è il giacimento? Posa il lume qui, qui. La Lisbon. Come? Dove? Ci incontriamo qui alle 2:30. Traversiamo il villaggio abbandonato fino al vecchio pozzo numero 2. Ci caliamo e entriamo in questa galleria. La conosco, è schiusa. Il passaggio è sbloccato. Sì, l'ho bloccato io 2 anni fa. Ma se il giacimento è ricco, perché lo hai bloccato? Perché non mi fidavo di un tale. Io non sono un minatore, ma tu come sai che l'oro si trova ancora lì? Oh, sono stato a vedere. C'è una vena di oro quasi massiccio qui, spessa quanto il tuo braccio. Già, ma credi che ce la farai a scalzarla con 4 candelotti soli? 4 soli? Ci vuole una carica molto forte, perché non di più? Ci manca il tempo. Gli altri lavorano qui vicino. Lo dici a me, io sto laggiù ogni giorno e il mio capoccia è un vero schiavista. Lo sai che mi gusta molto fargli questo scherzo. D'accordo, 4 soli esploderanno. Carico forte e spacco todos. Ci serve un carretto, dinamite e attrezzi. L'esplosione avverrà esattamente insieme a quelle normali. E cioè... alle 4. Sì, ma se ci va male, cosa facciamo? Andrà bene. Dopo lo scoppio abbiamo 10 minuti per selezionare il materiale, riempire i sacchi e filare. Sì, ma dopo che cosa ne facciamo? Hai sentito parlare di un certo Lansbury? Sì, sì, la miniera è della moglie. Che è sorella di Bascom. Ma che c'entra quel Lansbury con noi? Si prende l'oro e lo paga. Si direbbe che qui la gente non faccia che derubarsi a vicenda. Querida. Chi ti ha insegnato questa parola? L'hai detta tua moglie di sera prima di addormentarti. Non la scorderò mai. Perché sei già alzato? Oh, ti ho portato il carro e questo è il dinero rimasto. Mettilo nel tuo salvadanaio per il mio vitto e alloggio. Tu sei venuto qui da amico e ho fatto tutto quello che mi hai chiesto. Ma se vuoi darmi soldi, rovini tutto. Non devi pagarmi. Perché no? Ieri, perché mi hai aiutata? Perché il tuo cuore è buono, vero? Perciò voglio che tu resti qui, perché mi piaci. Certo, la mia bellezza ti ha vinta. Oh. Cosa credi, che ho ancora 16 anni e che sogno soltanto un uomo bello come una statua? No. Io ti guardo negli occhi. E quello che vedo, che rido, è tutto bello. Voglio che resti qui per tanto tempo. Devo andarmene stasera io. Questi soldi li serverai per pagare il dottore nel caso i tuoi amici avessero bisogno di lui, come ieri sera. Sono quelli del lavoro che devi fare. Cosa devi fare per tanto dinero? Non molto. Non molto, ma rischi la vita, eh? Può darsi. Perché hai accettato allora? Non lo so. Forse mi ha convinto quella ragazza ieri sera.
che avrebbe partorito tutta sola. Forse perché si sta male senza soldi né amici. O perché è destino essere cattivo quando uno vuole essere buono. O forse invece è solo la poetica giustizia, chi lo sa. Cosa significa? Ah, non chiedermelo. Ti prometto però che se salvo la pelle mi rifarò di tutto quello che ho patito. Di quei 10 anni a Yuma. Nella solitudine. E comprerai un rancio in Messico? Ah, ne conosco uno stupendo. A Durango. Ottimi pascoli e una casa vicino al ruscello. E grandi alberi tutto intorno. Sì, se va tutto bene andrò lì. E tu ci vedi. Ehi, Anita! Apri! Che cosa vuoi? Voglio te. Sono Comanche, posso pagarti? Vattene! No, stasera non mi mandi via. Ehi, Anita! Oh! Sparisci di qui. Non hai sentito mia moglie? Tua moglie! Benvenuta. Oh, non credevo di trovarvi in camera alle 2 del pomeriggio. Scusatemi, stavo riposando. Ah, ma fate pure, casomai voleste portar via qualcosa di qui. Non credo abbiate nulla che mi serva. No. Volevo lasciarvi questi. Che c'era nel biglietto? Solo grazie. Da quando vi ho conosciuta non mi avete detto altro che grazie, grazie, grazie. Perché mi siete tanto grata? Siete poco gentili. Sentite, smettete di fare l'innocentina. Innocentina? Sono la ragazza meno innocente del mondo. Sul serio? Vi ho detto chiaro e tondo chi sono, ma sembra che voi non l'abbiate capito. Oh no, è chiaro. Bene, perché odio i sotterfugi. Capisco il vostro interesse per me e so ciò che volete. Sono disponibile. Devo confessarvi, cara, che voi mi confondete. Significa che vi piaccio? Altro che. Grazie. Mi lusinga, ma ciò è anche un guaio, considerando la mia posizione, perché sono tanto sola. Non ho neanche un amico. Già. Papà non permette. Proprio così. Molti uomini sono gelosi. Ma se trovi un uomo che ti ama, che ti ricopre d'oro e che sta per divorziare... Se sei furba lo accetti. È giusto. Che ti succede? Niente, volevo solo chiudere la porta. Addio.
gente sa dove trovarci. Via! Avanti! Su, belli! Mettiamo il berretto, sembreremo minatori. Preso tutto? Sì, tutto, padrone. Tutti gli arnesi? Tengo tutto. Entriamo da quella parte. Che era senza rischi, non si può puntellare. Avanti. Lascia qui gli attrezzi, Vicente. Spingete. Quando hanno finito. Andiamo, prendi la corda. Speriamo di trovarcelo con loro. Già soffro di quella malattia di quando uno era rinchiuso. Ti senti male, che è? Non lo so dire. È quella parolona. Claustrofobia? L'hai detto.
Starai meglio quando vedrai loro. Su, venite. Tira in dentro la pancia. Dove hai le candele? Oh, santo! Che io ci allevavo il bestiame qua sopra. Questo era tutto mio. Facciamo saltare qui. Bueno. Faccio i fornelli. Aqui, aqui, aqui e aqui. Fa svelto, dammi la fune. Tu sarai di guardia. Uno strappo pericolo. Due, quando è passato? Se vuoi che ti dia il cambio col martello, ho spaccato più pietre a Yuma che Dio lo sa. Io ogni volta che spaccavo pietre a Yuma, stavo col pensiero qui. Avanti, fila adesso. Ritardo. Sbrighiamoci. Santa Maria, Madre di Dios, intercede col Signor por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ehi, Pedro! Basta così! Chi è che continua a picchiare qua giù? Fermo. Io ho sentito un altro martello. Fantasmi, forse. Muchos hombres morti in frano l'altro anno. Ehi, voi venite tutti alla fiesta esta noche? Sicuro. I martelli? Basta così! Basta, ho detto! Avanti con i candelotti! La squadra esce ora, meno gli artificieri e il capoccia. Siete pronti? Pronti o no, dobbiamo farla saltare. Scostati dai candelotti. Vuoi finire in briciole? Fatto. Un altro. Va a dare un'occhiata. Se siamo in ritardo, siamo perduti. Sono quasi le quattro, Bill. Forza, sbrigati. D'accordo. Pronti? Prendi la corda. Bene.
10 cariche! Pronte a dare fuoco! 10 cariche! Accorciali, amici. Fa presto. Via. Queste bruciano in un baleno. Da fuoco. Fa presto. E seguire a capo, se no saltiamo. Spezza i timpani. No, sulla bocca. Ma che succede al pozzo numero 2? Forse una frana? Già, può darsi. E se franasse anche qui? Qui no, sta tranquillo. Quella galleria è abbandonata da un pezzo. Non c'è pericolo che ci scappi il morto. Avanti. Tant'oro così. Scommetto che è più di un milione di dollari. Dai, prendiamo del più possibile. Pronto, dammi un sacco. Vieni. We loaded out so many holes it'll take you guys a year to bring all that ore out. Yeah, any time the day shift beats us will be the very first time. All right, all right. Gli avanti, nel gabbione. Aspetta, vuoi farci morire soffocati? Piantala, trattieni il fiato e saltala dentro. Si scende. Cala piano, Joe. Ci siamo noi qui dentro. E sbrigatevi a caricare, capito? È il secondo turno. Sì, sì, andale, andale. Thank you.
tengo la gamba, la gamba! Forse è rotta, non muoverti. Vedete gente lassù voi? Diamoci uno sguardo. Coraggio, amico. Tira la fune! Sta bueno. Giù la fune, presto. Prendete l'oro e andate via. Andate, prendetelo e andate. Tu va via, non ti preoccuperai. Neanche per sogno. Carro. È quello di Pepe. Era nel primo turno. Starà tornando a casa. Ah. Domani lo chiudiamo per bene quel pozzo. Vincente, che te passò? Chiamo un dottore. Sì, signore. Tequila? Lì dietro. Ti farà passare i bruciori dalla gamba allo stomaco. Un dia tornerò in quella galleria. Mi ricorderò di te e ti dirò grazie. E mi raggiungerai nel Messico, eh? Adios. Capisco perché ritardano. Hai sentito lo scoppio, no? Alle 4 in punto. Forse si sono fermati a festeggiare. Tu bevi troppo? Non per quello che devo fare. Ubriaco ho la mira migliore e sono molto più deciso.
Ucciderò prima l'olandese. Non devi uccidere nessuno. Devi soltanto convincerli a lasciare l'oro. Sì, sì, lo lasceranno. Siete arrivati finalmente. È andato tutto bene? Sicuro. Sedetevi, amici. Vorrete bere qualcosa, no? No, no, grazie. Concludiamo l'affare. Posso dare un'occhiata? Ne avete diritto. È più di quanto promesso. Io mantengo le promesse. È tutto così. Bene, bene. Non che avessi mai avuto dubbi, ero soltanto curioso. I soldi ce li avete? Amici miei, mi sento imbarazzato. Vedete, la verità è che... Che non avete i soldi? No, sì, ce li ho, ma non qui. Forse ci siamo lasciati entusiasmare, ci vuole del tempo. Voi mi avete dato il via. Entro pochi giorni avrete i soldi. Pochi giorni, dite. Per noi sono secoli con questa roba dietro. Ma potreste lasciarlo qui. Sarebbe perfettamente al sicuro. Chi volete che venga a cercare oro rubato in casa mia? E poi quando i soldi arrivano... No, non possiamo aspettare. Andiamo. Fermi dove siete. Rimettete quel sacco vicino al tavolo. Che facciamo, olandese? Già, che facciamo, olandese? Sono il vice sceriffo e vi ho preso in trappola. Ho la scelta di uccidervi entrambi o rispedirvi di filato a Yuma. Rispondi allora. Che facciamo, olandese? È lui che comanda. Coraggio. Sei ferito grave? Non lo so. Lasciami lungo la strada e fila via tu. Monta sul carro. No. L'oro non glielo lascio. È ferito. Vado a cercare un dottore. Ci farebbe più male che bene. Non spaventatevi. Su, avanti, che ti do un'occhiata. Vattene tu o ci rimetti tutto. Avanti. Ma non è niente, ti dico. Sta buono. Ora vedo io. Qui sul coltello. Dappertutto. E sulle mani. Ecco. Ora dategli un sorso. Butta giù. Stenditi. Sdraiati. L'otra è entrata qui e uscirà da qui. Ecco un regalo per voi. Thank you.
Cosa volete? L'olandese, McBain e loro, dove sono? Io non so di cosa stai parlando. Ho la gamba rotta. Sto aspettando il dottore. Io non so niente. Oh, John! Ah! Tu maledetto! La mia donna, lasciala, vigliacco! Forse la sua donna lo farà parlare. Io non so niente, non so niente. Chiedi a Anita, chiedi a chi vuoi. Anita, certo. Abbiatene cura. Darò il tuo nome al nostro primo figlio. Oh, è quasi il tramonto. La mia gente aspetta fuori del paese. Quando i fuochi scoppiano, devo essere con loro. Quando comincia la fiesta? Cambia la bandiera e comincia lo scontro. Vincerete voi? Sempre vinciamo. Presto, prendetelo alle spalle. Ci hai messo ad arrivare. Dovevo allacciarmi la pistola. Non posso. Vado sul tetto, capo. Ti copro io. Come faremo a uscire? Scavati una galleria. Sei stato buono con me. La mia gente ora ti aiuta. Avremo stato annusato, signor. Venite nel mio bar. Offro da bere a tutti. No! Oh!
Beh, amico, io scendo qui allora. Ma perché? Credevo che venissi a Durango con noi. Ho fatto una promessa allo sceriffo. Chissà come farà Lasbury a spiegare quel morto in casa sua. Ma che si fa dell'oro? Lo dividiamo in tre parti. Ti rivedo a Durango in giugno. Potrei diventare un allevatore anch'io, chissà. Adios. Adios. Buona fortuna. Adios. Ehi, olandese! A presto. Es un buon amico, querido. L'unico che ho. La stanza è vuota, ho trovato solo questa borsa e questo aggancio a bottoni. Ultimo avviso, signori in carrozza, si parte. Tengo firma la diligenza, sceriffo. No, digli di partire, dovevo aspettarmelo da quello. Buona caccia, sceriffo. Io che credevo di dover fare il viaggio tutto da solo. Stavolta non servirà l'aggancia a bottoni.